Ciao, drogati. In qualsiasi canale del mondo questa affermazione potrebbe essere vista come un'offesa nei confronti del pubblico, dell'audience. Bene, in questo canale, visto che comunque vigono delle regole tutte loro, scelte dagli utenti stessi, perché sì, drogati è appunto il nome che i miei follower si sono dati dopo un sondaggio avvenuto sul nostro gruppo Facebook. Ma drogati nel senso che siamo quelli che vanno in profumeria e alla commessa chiedono: che c'è un campioncino? Devo tornare a casa? Per favore, c'è un campioncino? E loro ovviamente sono ovviamente scazzatissime e gli stai troppo sulle palle. Perché la droganza è un problema di tutti i giorni, associa proprio il sentimento di dipendenza dall'acquisto compulsivo di profumi, quindi fragranza più droga, la droganza. E quindi i drogati, in questo caso non sono drogati di sostanze stupefacenti, ma sono drogati di acquisti per diventare stupefacenti. Oh, minchia bomba, chi sa una bomba, bomba! Ed è quindi con questo outfit, diciamo, da finto bravo ragazzo che però ha sulle spalle la responsabilità di migliaia di drogati, che rispondo alle domande che mi sono state fatte nell'ultimo video della serie Rispondiamola con Mirko. Sigla. Ciao ragazzi, bentornati su Odoriamola con Mirko, il canale italiano punto di riferimento della gnagnabilità, concetto che è stato creato proprio su questo canale, ovvero la ricerca spasmodica del profumo maschile o unisex che possa avere quel tocco di sensualità, eleganza, savoir-faire che possa fare breccia sull'emisfero femminile. Quindi a motivo di ciò ti invito a iscriverti al canale se tu ancora non lo avessi fatto, e se non l'hai ancora fatto avrai avuto probabilmente i tuoi motivi. Però voglio dire, vai a mettere il segui su Instagram alla ragazza mezza nuda che non te la darà mai, voglio dire, almeno a una persona come me che almeno ti dà quelle dritte che delle fragranze potrebbero piacere, io sono scelte poi. Se volete far parte di questa serie la prossima volta, un commento qui sotto. Anche se non avete domande, insomma, potete scrivere qualsiasi cosa, per esempio, non lo so, hashtag torpiloquio. Lo so che non fa ridere, mi piace questa cosa di mettere degli hashtag di cose che magari non sono. Colgo l'occasione per precisare, quando fate delle domande, fatele concise in modo tale che io possa poi editarle e appiccicarle meglio, diciamo, con il programma di editing, perché altrimenti se un messaggio troppo lungo poi non si vede il nome, sta male. Quindi, The Real Pippo Spagnuolo. A suo parere ha più possibilità un uomo che indossa un profumo di nicchia da 400 euro e con 20 euro in tasca, o un uomo che indossa un profumo da 20 euro con 400? Dipende cosa intendi tu per possibilità. Più possibilità d'acquisto, sicuramente uno che indossa un profumo da 20 euro con 400 euro in tasca, perché ha 400 unità di euro spendibili. Se tu stai parlando, e penso che sia questo quello che intendi tu, possibilità con una donna, mi viene da dire che se sei una persona di valore, probabilmente hai le stesse possibilità. Solo che se migliora la fragranza da 20 euro rispetto a quella da 400 euro, avrai più possibilità con quella da 20 euro. Viceversa, se migliora quella da 400 euro, avrai più possibilità con quella da 400. Cosa intendo dire con ciò?
anche per lanciare un messaggio, perché questa, diciamo, era mezza battutina, che non per forza una fragranza più economica e più scarsa di una molto cara, come non è detto che una fragranza molto cara poi non sia di valore. Cioè, nel senso, analizzate sempre da caso a caso, vedete cosa fa per voi. Comunque la differenza con una donna la farà la fragranza mista al carattere, mista a tutta una serie di caratteristiche che dovete avere voi. Poi per quello che riguarda la gnagnabilità, cazzo, ci ho fatto un canale intero, quindi iscrivetevi e almeno da questo punto di vista siete al riparo da pericoli. Ho detto di andare a posto, per piacere, ma non sia così cattivo. Ma no, non sono cattivo, anche avere dietro un fantasmino tutta la trasmissione dà fastidio. Flying in the Skies mi chiede: la fragranza più desiderata dalle donne qual è? La più desiderata dalle donne? Nel senso, fragranza maschile più desiderata dalle donne? Che intendi, scusa? O qual è la fragranza femminile che più le donne desiderano? Cioè, insomma, è equivoco questa domanda. Comunque, volendo presupporre che tu ci vuoi la più desiderata dalle donne, cambia sempre, cioè nel senso, prendi sempre come riferimento la classifica annuale, perché quando faccio le classifiche annuali tipo Top 10 2020, è stata l'ultima annuale che ho fatto, io quella gli do veramente un'importanza quasi biblica, cioè nel senso, quelli sono proprio statuti della gnagnabilità. Io mi curo del fatto che effettivamente le cose che vengono poi espresse da me in quel video siano inequivocabili per i 12 mesi in avanti. Quindi prendi a riferimento quella e guarda le prime posizioni. Stallone mi chiede: ciao, se dovessi scegliere solo una fragranza da mettere per via di complimenti da gnagnabilità, quale prenderesti? Guarda, sicuramente sarebbe una fragranza adatta a tutto l'anno. A quel punto sarebbe una fragranza di nicchia che dovrebbe fare un odore decisamente più naturale possibile. Dovrebbe essere una fragranza che effettivamente non sia troppo elegante, perché il mio cuore direbbe Sartorial. E se vi chiedete perché, vi metto qui il video tag The King, dove ho parlato approfonditamente di questa fragranza. E poi deve essere una fragranza adatta a tutti i climi e a tutti i contesti. Quindi sarebbe di nicchia, dovrebbe fare un odore più naturale possibile e adatta a tutte e quattro le stagioni. Guarda, io ti dico lo sputtanatissimo Aventus. Perché secondo me, cioè, incarna proprio il non plus ultra di questo concetto. Voi dite: ah, ma ragazzi, ma non ha prestazioni. Ho fatto pure un video dove, diciamo, spoilero, che non consiglio pienamente l'acquisto di Aventus nel 2020, però adesso siamo nel 2021. Però la scelgo comunque perché, cioè, io se ne posso scegliere solo una dal punto di vista della gnagnabilità, io d'estate non mi vado a mettere un Brutus, un Megamare, che hanno delle prestazioni bomba, ma che con 30 gradi soffro. Capite, ragazzi? Questo che intendo. Per questo scelgo Aventus di Creed. Questo non vuol dire che è la migliore fragranza in assoluto con gnagnabilità, ma mi è stato chiesto di sceglierne una per tutto l'anno. Ragazzi, io ce ne sono molte altre che io apprezzo più di Aventus, però la domanda è, insomma, molto specifica e lì ci vuole una risposta sicura. Ciccio01 mi chiede: ciao Ciccio, perché lui mi dice ciao Mirko, complimenti per il video. Volevo chiederti in che occasione indosseresti Baccarat Rouge 540. Eccolo qui. È una fragranza che ti aiuta a far fuoriuscire la tua parte più femminile, e quindi la userei in tutti quei contesti dove ti puoi permettere un certo grado di intimità, di dialogo intendo. Quindi non in discoteca, a meno che non sia magari Instant Crush, fragranza di cui ho fatto una recensione, eccola qui,
perché questa fa uscire la parte più morbida, più tenera della personalità dell'uomo. Quindi la indosserei praticamente sempre in queste situazioni qui, dove è richiesta una certa dose di profondità nei confronti della persona che ti sta di fronte. Non la indosserei però in contesti in cui si ha la certezza di avere a che fare con una ragazza che effettivamente magari potrebbe soffrire, magari per qualche motivo strano soffre un po' il confronto con voi, perché magari è timida, perché non è molto sicura di sé, o forse perché magari, non lo so, lei lavora per voi. Diciamo, tutti questi contesti in cui non la indosserei perché, diciamo, le due persone si devono avvicinare, non allontanare. Invece questa è una fragranza che tendenzialmente si percepisce subito che ti eleva a uno stato nobiliare. L'abito non fa il monaco, ma l'abito più la fragranza fa il Principato di Monaco. E questo fa proprio veramente il Principato di Monaco, quindi diventa poi a un certo punto problematico. Se invece c'è confidenza con la persona, ti conosce abbastanza bene, si può usare. Per fare il tamarro alla Baccarat Rouge, Instant Crush lo mettete anche per andare a ballare. Si potrà andare a ballare prima o poi, penso, si spera, dico. E quando torneremo nelle strade, nelle piazze di tutta Italia, di tutta Europa e del mondo, sicuramente saremo poveri, poverissimi, ma profumatissimi. Davide Capecci, la mia domanda è la seguente: come in canalare una passione per i profumi sempre crescente, l'entusiasmo nello snasare sempre nuovi odori e rendere tutto ciò remunerativo? Allora, io ti posso dire che allora, remunerativo relativamente dal mio punto di vista, perché se tu fai riferimento a roba tipo YouTube, non è che si guadagni chissà che cosa, cioè se non fosse per quelle quattro pubblicità e le donazioni per le quali, ragazzi, io vi ringrazierò sempre, sia che siano piccole sia che sono grandi, cioè ragazzi, rendetevi conto del valore che ha. Cioè uno prende e esce i soldi per pagare un tizio che sta dove sta, da un'altra parte, nel mondo, nell'emisfero. Sono un ammasso di pixel per voi alla fine. Però vi assicuro che sono carne e ossa, specialmente per le donne che stanno ascoltando. Però sappi che se parti da zero, così come me, guarda, ti consiglio di approcciare questa passione un po' come approcceresti l'amore per una donna della quale ti sei innamorato perdutamente, cioè nel senso, lotta come un pazzo. Percorri chilometri, fai come ha fatto Benigni nel film La Tigre e la Neve, che non poteva raggiungere la sua donna in Iraq, è andato con la Croce Rossa in Iraq, cioè il volontà pur di raggiungere lei, ecco, così devi essere tu per questo mondo. Chilometri, chilometri, sacrifici, mangiare merda, 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 critiche, umiliazioni, merda, 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 passioni, blind buy, questo, quello, investimento. Cercare di in tutti i modi rendere la tua passione poi effettivamente anche, diciamo, un lavoro. Tutto quello che ho detto ancora non ti ha un attimo scioccato, ma ti ha semplicemente fatto dire: sono qui, sono pronto, eccomi, pronto a mangiare tutta la merda, anzi ne vado ghiotto. Sappiate che io sono dalla vostra parte, anzi dovete, avete il dovere di lottare. È la motivazione, la costanza, l'impegno, la professionalità, il voler ampliare le proprie conoscenze è fondamentale. Non ci sono limiti né alla sfortuna, come vediamo da un anno a questa parte, ma nemmeno alla fortuna. Ragazzi, occhio, la fortuna è cieca, ma ci può noccare pure i mutande. Occhio. Luca Poppi. Ciao Mirko, secondo te, anzi, secondo il tuo naso, qual è la fragranza con la nota di incenso da chiesa più mistica e misteriosa che si può trovare? Sei unico e inimitabile.
Grazie, grazie Luca, anche tu, sei stato ospite in live e ce l'hai dimostrato, diciamo, vestito da cappellaio matto. Guarda, questa mi risulta molto molto semplice, una fragranza che adoro, si chiama Sancti di Liquide Imaginea ed è proprio un incensato proprio bello da chiesa, ecclesiastico, diciamo. Questo è il primo che mi viene in mente, oppure dello stesso brand ti consiglio Lacrima. Angelo Grasso, ciao carissimo, come sempre complimenti per il canale, grazie mille. La domanda che vorrei farti, un profumo come Brutus, come va spruzzato? Guarda, ti devo dire che ultimamente la mia concezione di spruzzo si è modificata durante questi mesi, durante quest'anno. Sono sempre più del parere che se inserita all'interno di un contesto giusto, sia di outfit che di stagione, il profumo può essere indossato anche in abbondanza in overspray, cioè nel senso, se quella fragranza ti dà un sentimento positivo, ti rallegra veramente in maniera spasmodica, indossala in overspray, perché questo ti darà un'energia incredibile. Viceversa, se lo fai solo per la gnagnabilità, è diverso. Cioè, se Brutus ti piace ma non ti fa impazzire, ti direi, fai 5 spruzzi. Alessandro Stefanelli mi chiede: che ne pensi di Gentleman, Givenchy o De Parfum? Ma che devo pensare? Che devo pensare? Capolavoro di gnagnabilità. Dice: ma allora perché non l'hai messo l'altra volta nelle fragranze infernali? Ma sono dimenticato, raga. Sono umano anch'io. Gianluca Fiorentino mi chiede: ciao Mirko, cosa ne pensi della linea Naso Matto di Alessandro Gualtieri? Guarda, ti risponderei subito. In realtà il mio pensiero fisso è quello di fare una top assoluta di tutti i profumi di Gualtieri. Anzi, fammi sapere in descrizione se ti interessa o se vi interessa questa classifica con l'hashtag Gualtieracela. E ti risponderò in questo video, diciamo così brevemente, mi viene da dire Naso Matto è un grande brand. Gualtieri, secondo me, fa leggermente meglio nel brand Orto Parisi. Ovviamente tutte le fragranze di Naso Matto sono fragranze validissime. Extra de Parfum 30 ml, forse un po' troppo overpriced, quindi un po' troppo care per quello che poi alla fine è il risultato, specialmente in alcuni profumi. Ma sono fondamentalmente grandi fragranze. Dal punto di vista del packaging, veramente una mossa fatale, cioè nel senso bellissimo packaging. Qui un esempio illustre, l'ultimissimo Fantomas, del quale vi farò una recensione assolutamente, anche singola. Cioè, flaconi molto belli con questi tappi molto molto fighi. Ovviamente si lasciano sia annusare che guardare, e questo non è mai male perché, come la Apple insegna, praticamente il design è praticamente quasi tutto nel business. E finiamo in grande stile con Roberto F. Ciao Mirko, in estate se una casa è calda e i profumi vanno messi in un frigo normale o basta tenerli al buio in un armadio e dentro la loro scatola? Allora, in un frigo normale non vanno mai messi, a meno che non sia un frigorifero spento, ok? Perché poi lì diventa praticamente come un armadio. L'ideale sarebbe avere un frigo da vino, ma non il frigorifero normale. Ragazzi, attenzione, qui rischiate di rovinarvi le collezioni. Quando io dico frigo, intendo frigo la cantinetta, la cosiddetta cantinetta da vino. Viceversa, se casa tua è calda, molto calda, si riscalda molto, direi sì, va bene dentro le scatole, in un armadio al buio. Guarda, secondo me la scatola, se già è all'interno dell'armadio, è eccessiva. Cioè, nel senso, fallo, però la vedo un po' eccessiva. Io sono del parere che le fragranze vanno guardate. Io sono del parere che se c'hai le bocce, le devi uscire. Capisci?
finiamo con una domanda sempre di Roberto F. Ho letto in un articolo che durante la produzione, prima di essere messi in commercio, sui profumi viene effettuato lo stress test del calore, luce e così via. Sai di cosa si tratta? No, però non mi sorprende questo. Ed è vero che negli ultimi anni i profumi sono più resistenti ad alterazioni, anche se non conservati alla perfezione, in quanto hanno molecole quasi tutte sintetiche. Grazie, ciao. È sempre, vabbè, mi sono perso l'ultima parola qui facendo lo screenshot. Vabbè, guarda, ha completamente senso ciò che dici, perché ovviamente un olio aromatico di un esperidato, di un fiore naturale, è normale che se mal conservato tenda a far un cattivo odore in un breve tempo. Infatti, per esempio, le essenze aromatiche usate dai profumieri vengono esclusivamente inserite nelle cantinette citate un attimo fa, cioè nei frigo adatti al vino, diciamo, in questo caso alle essenze aromatiche. Però, sì, da una parte aiuta, ragazzi, non per forza tutto ciò che è sintetico è il demonio. Maron! Ragazzi, non è così. Sintetico nel mondo dei profumi è spesso una cosa positiva perché ti aiuta a prevenire le allergie. Si conservano meglio i profumi. Soprattutto poi, tra l'altro, non vanno a danneggiare l'ambiente, gli animali. Insomma, ci sono vari aspetti per cui è assolutamente positivo. Quello che dobbiamo ricercare noi sono profumi che hanno note sintetiche, che siano talmente ben fatte che assomiglino alle note naturali. Ecco, quello è una cosa bella da raggiungere. Scrivete un commento per le prossime domande che saranno poi nel prossimo video. Concludo questo appuntamento intimo col mio canale facendo un saluto, seppur molecolare, mistico, a una persona. Una persona che ha contribuito in positivo alla mia vita, seppur lui non è stato mai conscio, e io per questo gli dedico questo video. Sto parlando di Carlos, del canale Brooklyn Fragrance Lover. È venuto a mancare qualche giorno fa per un arresto cardiaco, persona squisita, almeno per quello che faceva trasparire dai video. What's up everyone, I'm Carlos, Broken Fragrance Lover. This is Stephanie, and tonight we have for you the Battle of Amen from Terry Mugler, which is her favorite, the one that she loved the most from the collection that we all know and love. Keep it right there.